Went to the Moon, e quindi lui è l'originatore, diciamo, della teoria dello sbarco lunare falso. L'altro libro che ho comportato e che ho già fatto vedere è questo, è il primo libro in italiano, forse in senso assoluto, che parla della Terra piatta, è il primo di due volumi. Questo qua si chiama Cambio di paradigma, perché pone le basi per cambiare la nostra visione, la nostra percezione di com'è la Terra. Si parla anche di ibridazioni alieni umani e di come sia possibile l'esistenza di degli alieni, di cosiddetti extraterrestri, anche in presenza del fatto che la Terra sia piatta. C'è anche un articolo sul Nuovo Ordine Mondiale e naturalmente vari articoli specifici sulla Terra piatta, tra i quali qualcuno che parla anche dell'Antartide, dei famosi viaggi dell'ammiraglio Byrd e varie altre roba. E ci sono anche articoli sullo sbarco sulla Luna, e questo libro comprende articoli che sono usciti su Archeo Misteri Magazine e altri giornali, diversi di quali sono stati anche cover story, cioè sono stati anche abbastanza apprezzati, anche se devo notare che quando io ho inviato a luglio la presentazione di questa manifestazione, di questa riunione di oggi, a luglio non l'hanno pubblicato neanche ad agosto, nonostante che mi fu richiesto di scriverlo velocemente, appunto perché dovevo uscire il numero di luglio. Alla fine non è uscito né a luglio né ad agosto, non so se significa qualcosa il fatto che non sia uscito, però allora Calogero, dove sei? Devi cominciare. Questo nuovo, fatto l'uovo. Ma sì, ma poi tanto durante il pranzo mi farai tante di uovo. Lo mangiano via questi. Allora, come ho accennato prima, qualche signora mi faceva notare, a questo punto se la Terra è piatta e io do per assodato che la Terra sia piatta e stazionaria, perché non si può discutere, non si può sostenere diversamente, non c'è nessuna prova tangibile né che la Terra ruota né che è curva, quindi deve essere piatta. Ora, dal momento in cui abbiamo raggiunto questa convinzione, bisogna chiederci che altro ci hanno nascosto, e l'altro che ci hanno nascosto è praticamente tutta la storia. Perché tutta la storia che conosciamo è, diciamo, stata manipolata, non voglio usare il termine fasulla, diciamo manipolata quantomeno. Ad personam. Ad personam. Ad utiles. E io mi sono occupato in questo, negli articoli che scriverò a partire da questo e da altri che sono già usciti, del secondo volume di Quaderni della Terra piatta, che lo vedete questo qua, che si chiamerà Una immane ondata, perché sarà incentrato sul diluvio universale, cioè questa catastrofe, questo cataclisma che è avvenuto in tempi remoti e che è riportato, come tutti sappiamo, nella Bibbia e in molte altre tradizioni tradizioni religiose o anche semplicemente letterarie. Tutta la storia è una grassa bugia, no? Perché in effetti è così, ed è scritta, ed è una citazione dalla canzone El Diablo, perché questi qua sono anche toscani, questi qua gli autori di FIBA, e quindi quella zona di massonerie e robe varie, quindi mi sono letto il testo e in effetti dice esattamente, diciamo, è abbastanza scritto da gente che conosce la dottrina luciferina, insomma, che a mio avviso è dietro tutte queste robe. Allora, alzi la mano, chi di voi sa cos'è un monolito o un megalito? Avete mai visto dei documentari? Una grande pietra, no?
Vai avanti. Tu sì, sempre sì. Batti il colpo e io vado avanti. Sì. Batti un colpo. Non lo so. Ora, questi sono i siti megalitici, adesso si vede, magari si ingrandire un po', 60, perché queste mappe non sono tanto reperibili e facilmente, diciamo, hanno delle cose in comune questi siti megalitici, cioè che hanno delle grandi pietre, no, che sono state di grandi edifici. Queste pietre sono state costruite, cioè questi edifici, incastrando questi megaliti, cioè non hanno cemento tra di loro, cioè sono semplicemente appoggiati e naturalmente sembrano stati distrutti da un qualche grossissimo cataclisma e si trovano più o meno in tutta Europa, in tutto il mondo, però ce ne sono tanti chiaramente anche nella zona del Nilo e anche in tutti i vari deserti come il deserto dell'Iraq, Iran, l'Arabia Saudita e naturalmente anche da noi. E vai avanti. Questo qua forse lo riconoscete, è un megalito che si chiama la pietra della donna incinta, che si trova a Baalbek in Libano, e potete forse intuire le dimensioni enormi di questo parallelepipedo, che sono decine di metri, non ricordo esattamente, ma più di 20 metri. E come c'era scritto prima, spesso questi troviamo due situazioni megalitiche. Uno di edifici completamente abbandonati e caduti in rovina, e l'altro di questi grossissimi parallelepipedi che sembrano essere stati abbandonati in cava mentre venivano, diciamo, sagomati per poter essere utilizzati, e sembrano essere stati abbandonati lì improvvisamente e non si sa da chi, non si trova traccia di chi li abbia scolpiti, cioè chi li abbia avanti. Allora, questo è sempre Baalbek, se non ricordo male, il libro. Vedete le dimensioni, per esempio, di questa colonna rispetto alla persona. Ecco. Ed è illogico, poco pratico, supporre che siano stati costruiti con mezzi moderni, cioè da corporazioni moderne. Dietro vedete le mura megalitiche, c'è questo cilindro. È semplicemente uno, è un blocco unico, vedete, il porto della persona, e non c'è, sono di dimensioni enormi, da cui il nome è avanti. Questo qua è il tempio cosiddetto di Giove a Baalbek, sempre lì. Ora, probabilmente voi avete una vista migliore della mia, e quindi avete notato queste persone qua, che sono turisti. Questo vi dà l'idea semplicemente del basamento, quanto è enorme. E loro, gli storici ufficiali, ci dicono che ciò è dovuto, cioè che i romani avevano trovato dei megaliti che formano il basamento, e poi ci avevano costruito sopra delle colonne, ci avevano fatto questo tempio di Giove. Ma se voi lo osservate bene, questo è un monumento enorme, assolutamente non costruibile, non fattibile da una civiltà come quella romana. Quindi quello che ci raccontano gli storici è falso. Cioè non è possibile che i romani abbiano fatto questa cosa gigantesca. Tra l'altro, avanti, come vi sto per dire in un altro caso, per un altro caso hanno anche mentito sulle dimensioni. Ecco, questo è un altro posto interessantissimo,
ed è Karmak nell'Alto Egitto, siamo sempre lì, cioè questa volta siamo trasferiti in Egitto, ed è un sito megalitico bestiale, cioè di dimensioni pazzesche, cioè non c'è, basta vedere anche le dimensioni dei turisti, vai avanti però. Guardate solo il turista questo. Queste colonne qua, ci dice Wikipedia che sono alte 14 metri e di diametro di 3 metri, in realtà sono molto più grosse, probabilmente sono alte più di 30 metri e hanno un 4 metri di diametro, anche più. Tra l'altro Carl Sagan, quel famoso scienziato, non so se lo conoscete, Carl Sagan già disse che in realtà queste qua sono alte 100 piedi, cioè 30 metri, non sono alte 14 metri, d'altronde se le guardate rispetto al turista, qua vedete che sono di dimensioni pazzesche, cioè il complesso di Karma che è una roba bestiale. Questo è sempre Karma e vede tutti questi cilindri enormi sopra le colonne, no? Cioè, specie di dischi. Sono enormi, sono a un'altezza sconvolgente, veramente più di 30 metri, qui non si sa chi e perché lo abbia fatto. Loro dicono, no, era Osiride, sono bufali, cioè non è possibile che una cosa immensa come questa sia stata costruita da gente alta, non so, 1,50 avanti. Questo invece è, non mi ricordo se è Aswan. Questo qua è uno dei più grossi megaliti rinvenuti, credo che sia più di 40 metri, pesante più di 1000 tonnellate, e anche questo ha quella caratteristica che vi ricordavo prima, che sembra essere stato abbandonato in cava, lo stava costruendo, poi è rimasto lì e i suoi costruttori spariti. Questo è un altro caso bestiale, se posso usare. Questo si trova, non mi ricordo, a Saqqara mi sembra, è l'Osirion, che è una cosa che stanno scavando, perché vedete che è sotto, vedete quelli, e per avere un'idea di quanto siano enormi questi megaliti di cui è costituito, loro lo chiamano Osirion, non so se avete notato, qua c'è la scaletta per scendere, vedete che le dimensioni dei gradini, quindi questo vi dà l'idea delle proporzioni, vi dà la scala, in questo senso è l'esempio reale. E guardate per esempio questo qua, non so, questo sono le dimensioni. Cioè, come ho fatto a tagliare delle cose grandi sostanzialmente come questa stanza e le appoggiate una sopra l'altra, e potete anche osservare che non sono unite da cementi, sono sempre appoggiate o incastrate una sopra le altre. Avanti. Ci spostiamo in Russia, perché i siti megalitici esistono in tutto il mondo, perfino a Malta, ho scoperto in questi giorni a Malta, in tutto il mondo, però loro ne parlano solo, di qualcuno ne parlano in termini in modo da travisare. Questo coso qua si trova in Russia, in Siberia, e gli alberi vi danno l'idea delle dimensioni di quella specie di muro lì. Sono dei mattoni enormi, veramente alti. Dei mattoni alti praticamente con questa stanza e dei grossi parallelepipedi, cioè di una scala enorme. Non è un photoshooting questo? No, avanti. Questo è sempre appartenente a quel sito lì che si trova negli Urali, al confine, non mi ricordo esattamente dove, però è in Russia. Enormi brocchi, enormi, avanti. È una specie di, loro dicono che è una città fortificata che è stata abbattuta, non si sa bene, però quello che si sa è che è un sito megalitico completamente raso al suolo, di lato circa 160 x 200 metri, le cui mura
esterne hanno, raggiungono i 13 metri di spessore, praticamente larghe come questi, come questo, questa sala. Lo spessore delle mura, e anche questo ha questa caratteristica di essere stato raso il suolo avanti. Un altro capitolo immenso di bugie, di falsificazioni è quello delle città megalitiche subacquee. Questa forse è una abbastanza conosciuta, da Yonaguni in Giappone, che loro, scusate, nel 80, che loro per diverso tempo hanno cercato di far credere che fossero formazioni naturali, salvo poi scoprirne alcune in questo sito dove c'erano le finestre e anche le scale, ha detto, no, non possono essere naturali perché non disegna i gradini nelle scale o le finestre davanti. Però questo qua avevano tentato di farlo passare a Yonaguni per natura, no, è una forma, una fattezza naturale. Questo non so se è vero, perché questo qua è un'altra città sottomarina che avrebbero scoperto al largo di Cuba nel 2001. Non si sa perché, abbiamo solo queste immagini che sono state ottenute da uno scanner, una specie di radar, perché ci sono anche tantissime falsificazioni e manipolazioni, quindi loro ti tolgono un po' di vero, ti mettono un po' di falso avanti. Questa qua invece è vera ed è la città di, non mi ricordo già, comunque nel golfo di Cambai in India, non c'ha un nome, nel golfo di Cambai in India, anche questa qua è una città megalitica, subacquea, e anche questa sembra stata distrutta da un evento che poi l'ha resa anche sottomarina. Avanti. Grazie. Questa qua è una recentissima scoperta in Cina, nello Yangshan, si pronuncia così forse, è un altro megalite. Questo qua, come tutte le cose cinesi, è ancora più immenso di quegli altri, è una cosa bestiale, non mi ricordo le dimensioni, ma deve essere tipo 30 metri e passa, enormissimo. Anche questo megalite qua ha le stesse caratteristiche degli altri, cioè lo stavano scavando, se tu poi sono fermato, cioè, è troppo grosso, non ce la facciamo, lasciamolo qua. Cioè, non lo so, c'è un altro megalite, e di questi posti anche in Russia, come in India, ce ne sono vari. Avanti. Qua torniamo, anzi non torniamo, rimaniamo in Cina, e c'è questa città megalitica dei leoni, si chiama Città dei Leoni, e questo è pure il fatto che questa è stata seppellita volutamente da un lago artificiale per fare una centrale idroelettrica. Ma se ve ricordate, prima vi ho menzionato l'altro megalite che era a Suan, dove hanno fatto pure una centrale elettrica sbarrando il Nilo, quindi c'è anche il sospetto, per me è una certezza ormai, perché come ragionano quelli, che loro alcune di queste grandi opere famose di cui si parla, si l'hanno fatta anche per nascondere questi retaggi. Avanti. Anche di quella cosa ci sarebbe da dire. Allora, se pensavate di aver visto qualcosa di grosso, non avete ancora visto questa roba qua. Questa qua è un po' più conosciuta perché si tratta di Sacsayhuaman, che si trova in sopra Cuzco, quindi si trova in Perù. E anche questa è una città megalitica. Vedete, questa turista, questi turisti qua vi dà la dimensione, per esempio, di questo megalite, di quei megaliti lì, e anche questi, fateci caso, a parte questi qua piccoli che probabilmente li hanno messi poi gli spagnoli, sono fatti dopo, sono giustapposti, incastrati senza l'uso di cemento o di marmo. Avanti. Che si trova in Sud America, vai avanti. Tutto funziona. Questi siti megalitici, come potete vedere, ci sono in tutta Europa e in tutto il mondo. E anche in Italia, probabilmente si riconosce qualche c'è in Italia che c'è la scritta. E avanti.
Questo qua dovrebbe essere più familiare perché questo qua è Agrigento, mi sembra. Sì. Sono i templi di Agrigento e se noi contiamo per esempio le colonne, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, e questi qua sono immensi. Questa statua lì che la mettono giù, chissà a cosa si riferisce, perché secondo me non c'era pena, fa parte di una specie di travisamento che vogliono non c'era fare. Pena, no? Non c'è mai ricordo. Vai avanti. Questo qua invece è il cave di Cusio, sempre lì, cioè non è nella zona di Agrigento, è nella zona di Selinunte, che adesso lo vedremo, che è comunque provincia di Trapani. Questo vi dà l'idea, vedete la ragazza lì, delle dimensioni di queste colonne, di questi cilindri, di questi segmenti di colonne. Vai avanti. Questo qua invece è Selinunte proprio. E anche in Sicilia, e che qua vedete che ci troviamo davanti a un tempio cosiddetto, che ci dicono che è un tempio distrutto, ma potete osservare che la sedimentazione, diciamo l'erosione diciamo meteorica, non è così grande, perché vedete che sono ancora i pezzi sono ben distinguibili, no? Sono ancora ben distinguibili, quindi questo evento non deve essere veduto, avvenuto troppo tempo fa. Però le colonne non stanno tutte quante, è un altro colore. Tornando alle città sotterranee, non ho avuto voglia di trovare foto più belle, ma c'è un caso proprio qui vicino, a Baia, nel Golfo di Napoli, che c'è la città di Baia sotterranea, che c'è ancora questi mosaici bellissimi, e si trova solo 4 metri sotto il livello del mare al largo del Golfo di Napoli, no? E ci dicono che questa città è affondata a causa del bradisismo, Pozzuoli, quella gente lì. Però ciò che suona strano è che appare affondata tutta assieme. Non c'è nessuna evidenza, vai avanti. Questa è una statua appunto che si trova lì nella città sommersa di Baia, che è a poche decine di chilometri da qua, si trova. Questa statua, se la città fosse affondata a causa del bradisismo, forse questi suppellettili sarebbero stati rimossi, questi arredi stradali, chiamiamoli così, sarebbero stati, invece sembra che sia accaduto così. Quindi anche la famosa teoria del bradisismo non regge. Avanti. C'è un altro capitolo che adesso a dirlo lui, secondo me, se si mette a piangere. Lì. Sì, sì. Non ho neanche allora più un nome, io sono quello lì. Quello lì. quello. La iena, vai, la iena. Sai quello lì. La iena è quella lì. Io, scusate, faccio una piccola domanda. Riprende però. Cioè, tutti questi monumenti megalitici, cosa c'entrano con la terra piatta? C'è un filo conduttore? Ovviamente una domanda sì. Sbagliata? Sì, sono più indietro per non capire. Cosa? Allora, aspetta che lo spiego io, aspetta, se no mi interrompete per niente la mia volta. No, spiegamelo. Dai, non chiamo Carlo, no, stop, è quello. No, volevo capire la sua sottolineatura. C'è questo fatto che tra le cose che ci nascondono forse, perché noi sappiamo che esistono le cosiddette necropoli. Necropoli vuol dire città di morti, no? Loro ci raccontano gli archeologi, quelli che studiano le belle arti, che le necropoli sono città costruite sottoterra, appositamente come tombe funerarie, cose per il re, diciamo robe così. Piramidi. In realtà anche le piramidi vengono spacciate per tombe funerarie. Invece? In realtà sembra che queste necropoli siano in realtà città vere e proprie, cioè insediamenti urbani che sono finiti sotto uno strato di sedimenti per un qualche motivo, qualche interdiluviani in realtà, post-diluviani, anche interdiluviani. Avanti, questa è... sono le catacombe di Alessandria d'Egitto, si chiamano avanti.
Se lo trovate giusto? Sì, mi deve, certo. Aspetta, facciamo di uno, Perfetto. Qui adesso dove arriviamo? Qua c'è la Bibbia, no? Cioè io ho messo solo quella lì, ma di queste catacombe o necropoli, perché certe volte le chiamano catacombe, certe volte necropoli, anche qui ce n'è una marea in giro per il mondo, che alcune chiaramente con le fontanelle sotto, le finestre, con le case, con le finestre, dice, ma l'hanno costruita appositamente sotto perché il re morto voleva sentirsi a casa, quindi c'è costruito. E questa diciamo la teoria ufficiale, ma quello che appare veramente è che queste necropoli erano semplicemente città in superficie che, visto che siamo in zona, alla fine hanno fatto la fine di Pompei del Colano, che non sono necropoli, almeno quelle dicono che non sono necropoli, cioè sono semplicemente città sepolte istantaneamente, diciamo, su. E perché dicono di alcune che sono necropoli e di altre no? Di catacombe, perché devono confondere la gente. Moltissime delle cosiddette catacombe, come le catacombe di Parigi o anche quelle di Roma, che dicono, ma le hanno fatte i cristiani così, probabilmente ci sono anche rifugiati cristiani, ma erano già lì, perché alcune sono in mezzo, ma non devono scavare una catacomba senza le ruspe, senza le... Cioè... È in silenzio. Quindi la spiegazione che ti dai, Albino, qual è? Cioè perché è stato... Ci arriviamo. La Bibbia dice, no? Alcune cose, no? E per esempio il diluvio universale, che è il capitolo 6, poi c'è la divisione delle terre, no? E poi non c'è il greco, quindi manco ci vede cosa c'è scritto, comunque e ci fa essere in grande, poi c'è la torre di Babele. Ora. Sì, ora. Sì, metta vai giù, c'è scritto qua, vai giù, vai giù, su. Su, voglio dire, fai su. Vai su, giù, bravo. Ecco. Scritto, da nacquero due figliuoli. Ecco. Il nome dell'uomo fu Pele, perché i suoi giorni erano partita. Infatti era giusto, non mi hai avuto il dubbio. La Bibbia dice questo, no? Che prima furono spartite le terre, i figli di Noè, i suoi figli così. E poi ci fu la torre di Babele. Vai avanti. Ecco, questo è il capitolo 11 della Genesi. No, che è la torre di Babele. Qui si dice che gli uomini... che tutta la terra è unita sotto una lingua unica, okay. E che gli uomini si misero a costruire usando mattoni, non pietre, e attaccati insieme, diciamo così, da malta e cemento, e non, come abbiamo visto prima, da megaliti incastrati. E lui c'è la Genesi, avanti. Ritornando alla falsificazione della storia, cioè il fatto che loro dicono per esempio che le catacombe o le necropoli erano costruite apposta sotto terra, invece erano semplicemente città, poi insediamenti urbani sepolti, tra le grandi falsificazioni della storia ha portato questa qua. Questa qua è la famosa porta... si chiama Porta del Sole, che si trova a Tiahuanaco, che è in Bolivia, che è uno di questi grandi siti megalitici, per esempio in Sud America, attorno al lago Titicaca, che c'è pienissimo, c'è cose bestiali, come prima abbiamo visto Sacsayhuaman, di cui non parla. Questa è una foto in cui vedete che la Porta del Sole è rotta qua, si è spezzata a causa di un grande cataclisma, che è il cataclisma di cui vi parlo dall'inizio, cioè è esistito un cataclisma. Vai avanti. Questa è la Porta del Sole, come ve la fanno vedere adesso. Non ho trovato una foto con dentro delle persone, però quella porta lì è alta più o meno come questa, come la porta di questo ristorante, ed è stata aggiustata, perché c'è la frattura, no?
ma è stata ricomposta, ecco, la frattura è stata ricomposta e c'è il sospetto, io ho la certezza, che questa qua è stata falsificata, cioè l'hanno ricostruita e spostata in un altro posto, perché vedremo che non è lo stesso posto. Vai avanti. Questa è la stessa porta, nuovamente fratturata, però vedete che è molto piccola, addirittura qua c'è il tipo che riposa, eccetera, eccetera. E vai avanti. Questa invece, se ingrandisci un po', è la stessa porta come fu ritrovate, che la frattura è scomposta, come fu ritrovata dai conquistadores. Quando, e vedete che le dimensioni sono molto più grandi di quanto è adesso, perché cercano di nascondere qualcosa che sia megalo, megali, megalos in greco, cioè gigantesco. Hai capito? Cioè sembra che ci fossero, hai capito? Sembra che queste porte, perché ci nascondono la storia, queste porte, queste porte fossero, fossero destinate, fossero usate da persone di statura gigante, l'ho detto, vai avanti. Vedete com'è grande in origine. Questa qua è un'altra porta che c'è lì, e questa qua sarebbe l'originale. Vedete che è molto più grande come porta rispetto alla persona, della persona. Cioè la porta era grossa perché le persone erano più alte. Bravo. Giusto? Yes. Nessun riferimento a Iena presente, cioè puramente così. Avanti. Questa è la battuta, l'ha capita? No. Ah, che cavolo. Non capisco neanche la tua porta. Avanti. Tra le falsificazioni della storia e questa cosa qua, è anche questa sconvolgente, perché se voi andate a vedere le prime immagini del 1700, del 1800 della Sfinge in Egitto, che la riconoscete perché era davanti alle piramidi, era un uomo, sembra un uomo seppellito, semisepolto, e non sembra quella roba che ci fanno adesso, che è con la testa di leone, ti dicono che poi ci ha fatto dentro, che era un leone, che poi ci ha scolpito dentro la testa di qualche faraone, così. In realtà le prime foto, e ce ne sono varie, che in realtà erano disegni, a dire il vero, mostrano una fattezza simile della Sfinge, non c'entra niente nei leoni, nella cintura di Orione, né tutta la roba che ha tirata fuori a Hancock e gli altri. Avanti. Di questi megaliti, come vi ho detto, ci traccia dappertutto, e questi qua si trovano a Tokyo. Quei megaliti lì, ancora una volta non uniti da cemento, vedete che sono incastonati perfettamente, e non si vede, sono giapponesi, si trovano a Tokyo. Quello è Tokyo. Avanti. Questo qua, perché se entriamo in un altro settore, c'è un altro settore, è sempre questo settore, però perché io vi devo dare un'infarinatura. Allora, questo qua si trova a Saqqara, mi sembra, Saqqara, e anche un altro sito megalitico, che anche qui si inventano, ma ci andava Cleopatra, ci andava qui Saramas, è tutto inventato. È un altro sito megalitico sepolto dal deserto, che lo stanno disseppellendo, e anche questo qua è un altro sito di quelli tantissimi che ci sono, perché voi vi fanno vedere, ci fanno vedere le piramidi, ci fanno vedere il Colosseo a Roma, ci fanno vedere il Partenone in Grecia, ma di questi siti megalitici o comunque antichi straordinari ce n'è una valanga in giro per il mondo, la maggior parte dei quali addirittura vengono tutti nascosti. Avanti. Anche questa è una foto strana, cioè, e proviene dall'Egitto, e anche questa è una sfinge, però se ci fate caso, prima di tutto è, non è un leone, eccetera, ma poi questa qua non è qua la sfinge, questa qua è una donna, che guarda il cielo, anche questa qua è un gigante, una gigantessa, e di questa però si è persa traccia, perché a noi ci fa vedere solo la sfinge, quella lì che poi dico, ma c'era il leone lì, eccetera, eccetera. Avanti. E anche di questa non si sa niente.
visto che parlavamo di giganti, esistono anche delle cose molto strane. Visto che abbiamo introdotto l'argomento giganti, esistono dei libri giganti, antichissimi, che loro dicono che c'entra 100 anni, non è vero. Sono molto più antichi e non si sa chi li abbia fatti, sono libri giganti. Questi qua stanno molti, in realtà ci sono anche nelle biblioteche vaticane, tutte quelle cose lì che loro sanno che non si può entrare, così. Si trovano nel castello di Praga, avanti. Questo qua addirittura con l'Italia, avanti. E sono libri giganteschi e non si sa chi li abbia fatti, anche perché ci hanno sempre raccontato, se vi ricordate, che una volta dovevano scrivere velocemente succinti perché la carta costavano, dicevano non si può perché la carta costa. Invece com'è possibile che esistano questi libri giganteschi, avanti, che a quanto pare non sono un fake, cioè perché tu, cioè libri grandi praticamente come un tavolo, e attenzione, ma non scritti piccoli, scritti anche grandi. All'ingegno della biblioteca di Alessandria Regina, che proprio... Poi è stato creato apposta per rispondere questi libri. E te lo dico subito, ti anticipo una chicca così lui si sorprende ancora di più. Io non ci sto capendo più un cazzo. Probabilmente l'incendio della biblioteca di Alessandria. L'incendio della biblioteca di Alessandria non è mai avvenuto. Non è mai avvenuto. Se la terra. Aspetta, se la terra è di questa forma, no? Se la terra è di questa forma, io penso sia sostanzialmente di questa forma, possiamo anche immaginare cosa sia successo una volta che è successo il diluvio universale, una ridondanza patologica avanti. No, Albino, posso? Una no, perché sennò perso un attimo il filo. Questa è la famosa Pangea. Se qualcuno di voi ha fatto paleontologia, questa è l'ipotesi secondo cui 250 milioni di anni fa tutte le terre, no, erano unite in questo supercontinente chiamato Pangea, che era, diciamo, solo un po' aperto qua in un mega golfo chiamato Golfo della Tetide. E io, avendo fatto paleontologia, perché io sono un paleobiologo, qua in Italia, secondo insomma, l'hanno messa, c'erano degli oceani molto bassi, cioè il record paleontologico dei tempi diceva che, guardate, che c'erano delle acque basse, e questa Pangea si sposa molto bene con il concetto di terra piatta. Avanti. Doveva andare all'Australia, l'hanno messa. Avanti. La teoria della Pangea è confermata, questo è un classico proprio anche dei libri, oserei dire delle elementari. Io me la ricordo delle elementari. Se non delle elementari, delle medie, che la prova provata che una volta i continenti erano tutti uniti sarebbe dovuto al fatto che il cosiddetto record paleontologico dei fossili unisce Sud America, Africa e tutti gli altri continenti così. E ciò è molto supportato, questa teoria secondo cui la terra, tutte le terre, no, erano unite, Pangea, circondata dal famoso grande mare Pantalassa, e c'era il Golfo della Tetide, è supportata anche dal fatto che se voi provate a incastrare i vari continenti, in effetti si incastrano. C'è il profilo del Sud, del classico esempio, il profilo del Sud America, che questo si incastra perfettamente con l'Asia, addirittura in Madagascar si attacca, funziona tutto, avanti. Ho detto prima che prima, quando c'era la Pangea, i paleontologi ci dicono che c'erano delle acque molto basse, cioè non c'erano oceani profondi come ci sono adesso, c'erano mari poco profondi. Ultimamente è stato scoperto, e questa è una notizia di pochi anni fa, che al largo della Nuova Zelanda, questa è l'Australia, questa è la Nuova Zelanda, esiste questa che è
crosta continentale però sommersa, cioè voi sapete velocemente che i continenti hanno una composizione mineralogica particolare di un certo tipo di crosta, mentre la crosta oceanica è formata da altri minerali. Però hanno scoperto che questa zona qua, questa qua non è crosta oceanica come questa, ma è crosta continentale come questa, però è sommersa, allora l'hanno chiamata Zelandia, cioè questa formazione di che si può sospettare che una volta fosse emersa, e non solo le isole neozelandesi queste come sono emerse adesso, perché ci fu un repentino ed improvviso innalzamento del livello marino, e questo sta a dimostrare che tempo fa, non si sa quando, il livello marino probabilmente era più basso dell'attuale. Avanti. Ora abbiamo parlato di giganti e la domanda che qualcuno di voi mi potrebbe porre, e io la anticipo, dice: ma tu c'hai le prove che sono esistiti i giganti? Ci sono i fossili, ci sono gli scheletri? La risposta è sì, ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono stati, ma questi qua vengono negati, vengono sistematicamente fatti sparire. Tra l'altro, avanti, nel 1800, diciamo, e nei primi anni del Novecento, diciamo, prima che arrivasse Einstein, di questi ritrovamenti di giganti si parlava frequentemente anche nella stampa, questo è un esempio, e venivano diciamo classificati come notizie di cronaca normali e veritiere, non si diceva come adesso: ah, ho trovato un gigante da Gerola. No, no, non era un gigante, era uno che era lì, no, era un bufalo, era una vacca, come fanno adesso. Un dinosauro. Ecco. E ci sono anche siti avanti, siti che addirittura sono andati a recuperare tutti questi vecchi articoli di giornale del 1800, cioè un casino, quindi c'è la prova che i giganti sono esistiti. Diciamo l'inglese, vai giù, questo è un libro, un tratto dal libro di un certo Charles Ward, di cui si parla del... si cita il libro di Baruch, che è un testo deuteronomico, no? Baruch era uno scrittore lì degli ebrei durante la esilio in Babilonia, che uscita dice che durante il diluvio universale perirono 409.000 giganti. Quindi c'è, la Bibbia cita i tempi dei giganti, c'è anche chi dice, cita anche un numero di quelli che perirono durante questo evento che è il diluvio universale. Quindi megaliti, giganti, grandi pietre, grandi porte, avanti, e anche la Bibbia parla di giganti numerosi, di Neferim, no? Si fa questo qua, questa parte qua, sì, va avanti. E arriviamo al quibus. Cum quibus, no? Con la pecunia. Ora, una delle caratteristiche che abbiamo visto prima, trattate dal capitolo 11 della Genesi, no? È la torre di Babele. Ora, la Bibbia non cita, cioè la storia della torre di Babele la sapete più o meno, no? Che gli uomini si unirono, l'hanno già citato, parlavano la sola lingua, dissero: mettiamoci insieme, costruiremo una torre che raggiunga il cielo. Poi Dio venne lì e dice che vide che non era cosa buona, allora confuse le loro lingue che non si capissero fra di loro affinché smettessero di costruire la torre, no? Questo in sintesi è il capitolo 11 della Genesi. E la Bibbia non cita le dimensioni della torre di Babele, non dice. Però noi abbiamo alcuni riferimenti storici in cui si parla della torre di Babele. Questi sono quelli che ho elencato, si tratta di Gregorio di Tours, altri, e qui c'è anche la leggenda delle dimensioni, diciamo, di queste unità di misura rispetto a come vengono citati.
e quello che appare di questa torre di Babele, che fosse gigantesca, avesse addirittura 80 km di perimetro, addirittura 25 porte, dov'è che 25 porte di accesso, che fosse quadrata e più larga che alta, quindi che assomigliasse più a una montagna. Infatti vedete che tutte le foto, cioè i famosi quadri degli olandesi, dei fiamminghi tipo Ruger il Vecchio, no? Le famose torri, così, sono tutte più o meno montagne, no? E come nello sfondo lì, che ha a che fare con appunto il fatto che le citazioni bibliche, o meglio, le citazioni di questo episodio biblico riportano più o meno questa dimensione, che fosse immensa. Vuoi avanti? E qui c'è un'altra roba piuttosto pesante, pesantissima. Abbiamo parlato prima di giganti, quindi un gigante deve passare da una porta gigante, no? Perché non ha senso che un gigante si deve chinare tutte le volte che entra in casa, ti pare? E quindi noi troviamo in giro tuttora delle porte giganti, di edifici giganti, che sembrano essere state fatte apposta per dei giganti, dei titani. E molti di questi edifici sembrano essere stati, come nel caso dei templi, abbandonati, eccetera, eccetera. In altri casi sembrano essere stati in qualche modo ristrutturati e riutilizzati in altro modo, per esempio come anche edifici di culto e chiese, che hanno tutto l'aspetto di essere state case, dimore gigantesche, che qualcuno ha ricostruito, ristrutturato in un certo modo. Avete visto questa gigantesca porta? Vedete qua, e i gradini sembrano stati aggiunti dopo, più bassi, e questa qua sembra una porta costruita per dei giganti. Avanti. Questa qua è un'altra porta che è di Sacsayhuaman, quello che abbiamo visto prima mentre c'era l'interruzione. E anche questa qua è una porta che sembra essere stata fatta per giganti. Questi gradini non sono stati giusto apposti le pietre, ma sono state cementate, quindi vuol dire che questi gradini bassi per questa persona di statura, diciamo, normale per noi. Scusate, c'è una frase latina molto grande, interessante, aspetta. Vai avanti, che sto spiegando. Da ogni terra uscirono fuori. Dai, vai avanti. Ok, poi facciamo noi che appunto che fa. Vai avanti. Un po' paura questo. E quindi ci sono tutte queste porte giganti che abbiamo visto. Allora, questa qui è la porta, questa o la platina? Questa, ferma. Okay. Questo qua lo riconoscete, no? Cos'è? Ci siamo passati davanti ieri. E come potete osservare, il Vaticano ha delle porte giganti, no? Infatti vedete la dimensione rispetto a ai pellegrini, no? E questo è il Comodoro Alberdini. Vedete che il Comodoro Alberdini è la metà, è basso, e questo è un obelisco egiziano enorme in piazza San Pietro, che se ci pensate è una contraddizione. Come ci fa un obelisco egiziano Ra, Iside, Osiride, Horus? In piazza San Pietro. Bella, e quindi vi dà l'idea che è molto strano, perché se voi avete contato prima ad Agrigento, erano le sei colonne davanti, no? Albino, guarda, ci abbiamo un problema per risolvere tu. Quanto tempo ci vuole? 10 minuti. 10 minuti, ok. Albino, pensaci tu. Noi si può mangiare, sì. C'erano sei colonne davanti al frontone di Agrigento, no? E se voi ci fate caso, anche il Vaticano ha sei colonne davanti. Bravo, uno. Cos'è allora? Una, due,
una, due, questa è doppia, tre, quattro, cinque, sei, perché l'altra sono pilastri, sono quadrati, non sono colonne. C'è questa stranezza, no? Che questi templi, queste chiese, siano in realtà state costruite per giganti, da giganti avanti. Questo è sempre il Vaticano, aspetta, questo è il Vaticano. Dopo. Il Vaticano ha la forma con il coronato che rappresenta proprio la Chiesa. Cioè, sì, oltretutto. Questo è il Vaticano, vedete le dimensioni delle persone, vedete le dimensioni della porta, che tra l'altro qua è sempre porta, non so che ci hanno messo davanti. Questa non è una porta questa, ma è tutta questa porta, è enorme. E la spiegazione è, io sono fatto le colonne rispetto alle persone, ma vi sono normale come dimensione? Ma non può essere una questione estetica, Albino? No, perché quando è stato costruito il Vaticano non c'erano i mezzi tecnici che ci sono adesso con le gru che puoi costruire anche, no, non era possibile. Vedete le dimensioni delle porte, anche l'altra. Ah, vai indietro. Questo qua è un altro, lo riconoscete? Milano. È il Duomo di Milano. Bravo. E anche questo vedete che ha, vai su un po' di qua. No, di qua vai su, Alfred, vedete le dimensioni delle porte rispetto ai pellegrini? E anche questo, non so se avete notato, c'ha, vai indietro un po', c'ha una, due, tre, quattro, cinque, sei, come se anche questo qua fosse una specie, no, sono sei. Che sei? Sono cinque, una. Due, tre, quattro, cinque, sei. No, ma le colonne. Le colonne, perché sembra che anche il Duomo di Milano sia stato costruito sulla falsa riga di quei templi e sei colonne. Riguardo le porte, sono cinque, anche è vero, e anche in questo caso potete osservare come sono gigantesche. Guarda semplicemente rispetto agli astanti. Sono alte 10 metri, sono porte per giganti, non sono porte per... No, va avanti, vedete come anche questo qua c'è l'impressione, però se voi avanti, se voi dubitate, cioè, ma mi sembra una teoria un po' campata per aria, ma chissà con me come non è, questa è la cattedrale di... San Stanislao e San Ladislao a Vilnius, che è in Lettonia, no? Questa è la cattedrale cristiana, come vedete, no? Eppure anche questa sembra essere, visto lo secolo, un tempio greco, cioè i cosiddetti, con sei colonne, e anche in questo caso, se fate il rapporto con le dimensioni delle persone, sono tutte porte gigantesche, come in questo caso l'hanno diciamo abbassata, no? Poi potete osservare che rispetto alle dimensioni delle persone sono tutte porte gigantesche, ma c'è da chiedersi se veramente queste siano state costruite come cattedrali o se siano dei rimaneggiamenti di roba preesistente, perché attenzione alle dimensioni delle persone e attenzione alla forma, la forma è quella di tempio. Questa è una cattedrale cristiana in Avignus. Avanti. Questa l'aveva misura che era rovistata. Avanti. Questo qua è un disegno medievale, perché come voi tutti sapete le cattedrali sono state costruite nel Medioevo dai massoni, no? Che hanno tutta la squadra compasso. Però se ci fate caso, come venivano costruiti nel Medioevo erano tutte cose piccole. Non erano grosse. E quindi chi ha costruito quelle gigantesche cattedrali come Milano, anche Notre Dame, Colonia, il Vaticano, quelle enormi, con delle porte enormi,
se era questo che facevano nel Medioevo. Cioè, vedete che era tutto piccolo, cioè edifici piccoli questi, cioè edifici di dimensioni normali tanti. Ci hanno messo 5 mesi a farlo, però ci hanno messo... Eh sì, però devi spiegare il motivo, avanti. Vedici un po'. Perché? E qui apriamo un altro capitolo, io ve ne butto lì, dovete essere voi intelligenti a capire ciò che vi dico, se riesco. Prima del diluvio universale non solo esistevano i giganti che sono i costruttori probabilmente di quei templi lì che un po' sono caduti, un po' li hanno forse ristrutturati e riusati per altre cose, ma anche là l'atmosfera terrestre e anche le condizioni geofisiche della Terra erano differenti. Questo è il famoso esperimento, cioè famoso perché lo conosco ovviamente, del professor Mori, giapponese, che avendo provato in realtà un'atmosfera possibile prediluviana, cioè con pressione doppia e assenza di raggi ultravioletti, raggi infrarossi, a far crescere dei pomodori, questo fu durante la manifestazione, il, come si dice, la, l'Expo Universale di Tokyo nel 85, e fece crescere una pianta di pomodori in modo immenso, cioè ovviamente in una serra con queste condizioni controllate di pressione atmosferica doppia e filtraggio di raggi UV, raggi avanti. E qui torniamo direttamente alla terra piatta, no? E voi riconoscerete questa teoria secondo la quale ci furono gli alberi giganti. E questo è il Dino Tinelli, c'ha un video avanti. Ci sono anche queste cose qua che sono le petrosfere, cioè che sembrano forse dei frutti giganti, alcuni ci somigliano, di questi alberi giganti. C'è chi ha questa teoria, non so, però anche di queste petrosfere tutte le spiegazioni geologiche che forniscono sono sostanzialmente inverosimili. Siamo alla fine, quindi qua potete rileggere tutto quanto, cioè ci troviamo di fronte a elementi megalitici, città, vedete, di cui non sappiamo niente, non sappiamo chi le ha costruite, sono state tutte distrutte da un evento apocalittico più o meno coevo, no? Ci sono anche questi megaliti abbandonati in cava, poi la gente è scappata, poi non si sa più niente. E c'era anche una, diciamo, una probabilmente atmosfera diversa e c'era probabilmente presenza di giganti. L'ultima cosa che dico è questa, che molto probabilmente la Bibbia è stata anche cambiata, hanno invertito i capitoli, cioè quando il tempo di Peleg, quando le persone furono divise per lingua e per terra, è successivo alla Torre di Babele, mentre loro te lo mettono prima. Perché è assurdo che mettono prima, le persone furono divise per lingua e terre, e poi invece dicono no, invece parlavano tutta la loro lingua e costruiva la Torre di Babele. E quindi probabilmente il diluvio universale non solo è stata una questione di acqua che ha innalzato il livello del mare, per cui alcuni pezzi sono sotto acqua, alcune rovine sono sotto terra, sott'acqua, ma fu diviso anche la terra, frantumata quasi istantaneamente, e cambiarono anche le dimensioni degli uomini, non più giganti ma piccoli, cambiarono anche le dimensioni della vita umana, che prima campavano centinaia di anni, invece grazie ai raggi ultravioletti, ai raggi infrarossi, che alterano la biologia umana, l'uomo campa molto di meno, cioè quindi noi siamo più piccoli e campiamo di meno delle genti prediluviane. E io oserei dire che forse anche queste cose qua ci stavano nella Bibbia, ma come ha detto Blair, lì, come si chiama, quello che ha scritto 1984, Orwell, chi controlla il passato controlla anche il futuro. Quindi loro hanno nascosto tutte queste cose qua e quindi per negare la Bibbia, negare Dio. E,
in network